Allora, tanto qui ho dovuto far vedere un disclaimer per sempre per i soliti motivi dei colleghi del legale che ci chiedono. Allora, oggi parleremo di Turbo e Turbo Unlimited. I Turbo sono dei prodotti che esistono sul mercato da ormai diverso tempo, da qualche 5-6 anni quantomeno. I Turbo Unlimited invece sono qualcosa di più recente. Noi li abbiamo lanciati giusto qualche mese fa, a fine aprile abbiamo fatto i primi su Indice, poi siamo andati un po' ad andare ad espandere il numero di sottostanti. Però quello che in particolare volevo fare anche oggi con Pietro è di andare ad analizzare una posizione che è stata aperta da Pietro diverso tempo fa. Ora metto per il beneficio di tutti il link del suo articolo che è andato su Investing. Ecco qua, speriamo si veda. Ok, e quindi diciamo, andiamo a ripercorrere un po' tutto lo storico di questa operazione, quando siamo entrati, perché siamo entrati, quando siamo usciti, quali sono stati i momenti di maggiore tensione. Ora, senza fare un'introduzione troppo ampia, che poi diventa subito noiosa, lascerei la parola a Pietro con una piccola cosa prima. Non abbiate paura a fare domande, c'è un modulo in cui potete chiedere domande, io le vedo in tempo reale, ma penso anche Pietro, e cercheremo di rispondervi in maniera più accurata e più, speriamo, competente possibile. Innanzitutto dico già alla prima che è arrivata che il webinar si è registrato, manderemo un link, ha finito il webinar o più tardi, non so, domani mattina, ci sarà un link di YouTube o un link di YouTube Webinar, a seconda di dove preferiate vederlo. Vai Pietro, lasciate la parola. Aspetta che si è muto. Prova ora. Eccoci qua, Eccoci, provo a eccoci. tenere. Bello della Buonasera a diretta. tutti, un saluto a te Matteo, grazie per questo invito. Ormai il martedì è quasi un appuntamento fisso insieme con i tuoi colleghi. Mi fa molto piacere stare insieme per diverse ragioni. La prima, non so se riesci a condividere il mio monitor, Matteo, con l'occasione, volevo mostrare quella che era proprio in due parole la situazione attuale di mercato. Ecco, qua vedi il cellulare, sta capitando di tutto. E, perché? Perché abbiamo preso proprio un momento particolare per fare questo webinar, perché siamo di fronte a un mercato davvero peculiare. Io non ti nascondo, Matteo, che poche volte nella mia, ormai ahimè, quasi 25ennale carriera ho memoria di un mercato così che spinge con così tanta violenza al rialzo. Ti mostro quello che è l'andamento del FTSE MIB giornaliero, da cui si vede sostanzialmente una peculiarità veramente straordinaria, nel senso che il mercato, se fai caso, nei primi 10 mesi dell'anno è stato un mercato volatile ma tendenzialmente ribassista. Poi magicamente questa è la seduta del 30 ottobre, una seduta chiusa in leggero rialzo. A partire dal primo minuto del primo giorno di novembre non si è fatto che comprare. E da qui si vede la straordinarietà del movimento. Pensa, nel solo mese di novembre il mercato ha quasi guadagnato il 25%, cioè si è apprezzato di un quarto nel giro di 17 sedute, e lo ha fatto con un movimento che è sostanzialmente senza soluzioni di continuità. Ha sempre spinto all'insù. Guarda, sono tutte candele verdi tranne una, e quindi non c'è stato il classico movimento in cui c'è accelerazione, consolidamento, accelerazione, consolidamento. E questo, se ci pensi un po' alle dinamiche del mercato, che è analoga, se ci pensi anche all'andamento di, che ne so, di un maratoneta, no? Che non può sempre spingere a tutta e tutta la gara, ma alterna delle fasi di spinta a fasi di recupero e consolidamento. Qui di Diciamo recupero. che il tuo detto che si sale con le scale e si scende con l'ascensore, qua si è un È po' stato capovolto. sì, no, in realtà non è mio, è un detto, diciamo, di Wall Street, ma in effetti,
devo dirti, in questi ultimi 17 giorni le metriche tradizionali, no? Ma poi qual è l'ambiguità e la peculiarità di questo movimento? Che se ci pensi, il 30 ottobre tutti buttavano via tutto, cioè le azioni che andavano via e venivano vendute al prezzo, che ne so, penso a Tenaris, che era al 60% più bassa dei prezzi di adesso, ma stiamo parlando di 20 giorni fa e non di 20 mesi fa. E poi, come spesso capita, il mercato cambia idea molto rapidamente. Questa volta l'ha fatto però veramente in maniera molto marcata, cioè 20 giorni fa tutti buttavano via tutto, anche roba di qualità, e adesso invece si compra tutto il comprabile a qualsiasi prezzo, e questa è certamente una situazione peculiare. I motivi, ma non è tema di questo webinar, proprio accennati, perché tutti noi insomma, evidentemente conosciamo la situazione vaccini, grazie a Dio sembra che insomma almeno 3 vaccini siano pronti all'uso nei prossimi mesi, e quindi il mercato ha fatto un grandissimo repricing generale, e quindi tutto è stato in qualche modo riprezzato, e questo è successo in maniera molto rapida. La seconda considerazione è che, come evidente da un grafico dei prezzi, il mercato spesso fa tanta strada in poco tempo, e quindi pensa, Matteo, a cosa sarebbe successo chi magari dopo 10 mesi di fatica decideva di prendersi, non dico una vacanza perché adesso tutti noi siamo in possibilità di viaggiare, ma insomma una ventina di giorni di stop dai mercati, e pensa, si ritrova, riaccende i monitor e dice: caspita, qua siamo noi in un altro mondo. E quindi questi movimenti di breve sono molto repentini e possono essere, devono essere cavalcati in maniera opportuna, e quindi parleremo di prodotti che ci consentono anche di farlo. E il terzo motivo per cui questo webinar capita a fagiolo è perché la peculiarità dei nostri incontri online è quella di essere seriali. Noi, come sai, ci incontriamo sostanzialmente un martedì sì e un martedì no, e quindi, e questo è molto importante secondo me, perché sai, la formazione one shot, quando fai dei webinar tutti slegati l'uno dall'altro, poi si fa fatica a approfondire il concetto, no? E invece questo appuntamento online nasce proprio per fare una sorta di follow up a quanto ci siamo detti e quanto abbiamo fatto insieme il 5 ottobre. Io qui ho nelle slide che sto mostrando, ho anche inserito il link alla trasmissione che abbiamo fatto il 13 ottobre, non so se ti ricordi, che è passato un mesetto, in cui abbiamo sostanzialmente parlato proprio di come si costruisce un'operazione. Quindi abbiamo affrontato i 5 punti chiavi: cosa comprare, quando comprare, che strumento comprare, quanto comprare e come comprarlo. Non so se ti ricordi, facciamo tutto il giro della dinamica di come nasce la genesi di un'operazione e poi come viene compiuta, era proprio il trade su Eni. E chi vuole, secondo me è molto interessante andarci a dare un'occhiata, perché comprende esattamente la dinamica con cui era nata quell'operazione. Adesso la cosa è fare colla sulla chat del webinar, così se qualcuno poi se lo vuole mettere nei preferiti. Ok, ci provo. Eccoci qua. Ok, questa è la puntata. Devo fare, scusa Matteo, non l'ho mai usata. Prova a copiare in alto il... Aspetta, no, così parte direttamente dal... Ok, sì, ti immagino che tu lo voglia far partire dal 142esimo secondo. Se tu selezioni quello che tu trovi, il link in alto. Sì. Ok, e tu lo incolli poi sulla... Li fai copia, Ctrl-C, e poi sì, lo incolli nella chat di GoToWebinar, oppure non so se lo vuoi mandare a me, poi io faccio lo incollo sulla chat. In basso ci dovrebbe essere una cosa con scritto chat. Ok, perfetto, la vedo. Scusa se ti ho interrotto, ma magari poteva essere di interesse un po' per tutti. Bene, mi hai anche insegnato come, dopo anni, come si usa la chat di GoToWebinar, era ora che imparassi. E quindi niente, grazie a questa opportunità che ci dà BNP di rendere la nostra formazione seriale
con una certa consecutio tempo, disse, secondo me questo dà molto valore, no? Perché riusciamo a chiudere il giro di una... costruire l'operazione e poi lasciarla così pending è una cosa che insomma di fatto non completa il percorso didattico. Invece secondo me il webinar di oggi potrebbe essere molto interessante proprio perché si focalizza sul punto secondo me più importante ma anche più trascurato, perché ti assicuro il 99% degli investitori è molto focalizzata sul market time, no? Tutti vogliono trovare il momento perfetto e eccellente per entrare e non tollerano minimamente che il prezzo abbia un'escursione negativa e quindi tutti auspicano che compri e il prezzo schizza su al rialzo. Questo purtroppo è una roba auspicabile ma molto, molto difficile da trovare nei mercati reali, e quindi la vera abilità del trader è districarsi, capire come muoversi quando i prezzi non si muovono nella direzione auspicata e quindi porsi queste domande importanti. Quindi siamo entrati in posizione, abbiamo mostrato come, perché, quando, adesso non ci torniamo, vi rimando al webinar, al link che avete visto, perché lì viene spiegato nel dettaglio i motivi per i quali eravamo entrati su Eni. Poi magari facciamo un velocissimo recap proprio veloce. Adesso ci ritroviamo dopo circa un mesetto e mezzo facendosi nel corso d'opera la domanda: ok, ma questa operazione quando avrei dovuto liquidarla? Aveva senso magari incrementare la posizione? Io magari ero entrato con 100 euro, aveva senso investire e comprarne altri 100 euro? Oppure poteva avere più senso magari liquidare metà della posizione o due terzi della posizione? E questa, sono questi, diciamo, gli interrogativi che proveremo a fugare e insomma approfondire in questa oretta insieme. Io ribadisco l'invito di Matteo, ma ormai insomma ci siamo capiti, e rispetto anche alla domanda di prima se è registrata, chiaramente sì, questi webinar sono registrati, ma il valore del live a mio avviso è tutto diverso, perché hai la possibilità di avere due speaker a disposizione, anche qui non ci sono filtri sulle domande, quindi anche le domande che all'apparenza possono sembrare scomode e quant'altro sono molto ben accette, anzi sono forse quelle più ben accette, perché danno anche un po' di pepe nella minestra. Detto ciò, Matteo, se vuoi io parto con due o tre considerazioni, ma tu assolutamente ritieni di libero di interrompermi, di intervenire ogni qualvolta lo desideri, nonché se ci sono domande pertinenti o impertinenti, siamo qui proprio apposta per risponderlo. Quindi, in due parole, tutto è iniziato, diciamo, a inizio ottobre con questa operazione che abbiamo descritto poi in maniera sia su un articolo pubblicato poco prima, ma anche proprio in un webinar durato più di un'ora, in cui nel dettaglio viene mostrata la ratio del trade. Adesso andiamo a ripercorrere, dopo i processi logici che hanno portato al famigerato click di acquisto, quello che è stato un po' anche la sofferenza, no? che è stata vissuta dal 6 ottobre, il giorno in cui è stata aperta la posizione, fino al giorno di chiusura che è stato ieri, e vedere un po' come è stata gestita diciamo sia l'emotività ma anche la parte tecnica in corso d'opera. Vedremo, e qui spoiler un po' il finale del webinar, che il segreto anche per vivere un'operazione in comfort, no, fra virgolette, inteso come capacità di gestire in serenità il rischio, anche i prezzi che vanno nella direzione avversa, dipende molto dalla scelta iniziale del prodotto che si fa. Spesso, e qui magari nella parte finale faremo un approfondimento, quando tu vai a individuare un sottostante, ci metti magari un'ora a individuare il sottostante, ma un secondo per individuare il prodotto migliore per valorizzare quell'idea. Invece la cosa che mi piacerebbe mostrarvi oggi è che ci vuole grande perizia, grande accuratezza nella selezione del prodotto che in qualche modo può e deve porre in essere, nel migliore modo, la strategia.
Poi potremmo fare anche una simulazione in cui vedrai che se io avessi scelto un prodotto magari un filino più aggressivo su Eni, la performance sarebbe stata completamente diversa, nel senso che tipicamente il sottostante avrebbe preso il knockout e quindi il valore del prodotto si sarebbe azzerato. Quindi pensa, Matteo, che differenza fa un prodotto che va a zero e invece il nostro che ha guadagnato il 130% nel giro di un mesetto e mezzo. Tutto nonostante l'idea operativa fosse la medesima, che era, adesso l'andiamo a ripercorrere, che era sostanzialmente il rimbalzo di Eni da questi livelli. Qui ho messo un grafico non a oggi, ma nel momento in cui siamo entrati. Questa era l'idea originale. Eni in quel momento aveva perso più del 50% del proprio valore, il prezzo si era avvicinato a questi famigerati 6,50 livello su cui siamo intervenuti, e quindi da qui è partito l'ingresso. L'idea di base era uguale, cioè un rimbalzo di Eni a 6,50, l'esecuzione dell'idea invece può avere esiti totalmente diversi se si fosse scelto magari un prodotto con knockout a 5,50, magari un prodotto con knockout a 5,80, tipicamente il prezzo andava in knockout e quindi valeva zero. Quindi siamo passati da zero a più 2000, più 130%, nonostante l'idea fosse la medesima. E da qui capisci quanto è fondamentale scegliere un prodotto che in qualche modo consenta anche di ammortizzare il colpo qualora il titolo non rimbalzi esattamente nel momento in cui abbiamo acquistato. Ed è stato esattamente questo il caso. Se guardi, e qui ho zoomato, questo considera che ho zoomato questa parte qui, vedi, questo è l'ingresso e noi abbiamo visto, siamo andati avanti nel tempo, questo è l'ingresso di ottobre e abbiamo visto che il prezzo ha fatto un primo rimbalzino e poi è iniziato di nuovo, ahimè, a scendere. È sceso fino al minimo toccato il 29 ottobre a 5,72,5 e quindi pensa a quanto sia stata complicata, no, la prima fase del trade. A ottobre chiaramente con un prodotto a leva si soffre a leva, cioè si levereggia anche la sofferenza, e quindi è stato senz'altro un inizio di trade non particolarmente interessante. L'idea però è che avendo scelto questo prodotto, questo ISIN, e naturalmente potete andare ancora a seguire questo prodotto qui, il prodotto in sintesi che aveva scadenza 18 dicembre 2020 aveva un livello di knockout e un turbo certificates, aveva un livello di knockout a 5,50 e quindi sostanzialmente avevamo messo in conto che anche se il titolo non fosse immediatamente rimbalzato, ma anzi aveva una fase contraria alla nostra, purché questa fase, diciamo, fosse contenuta all'interno dei 5,50, il prodotto rimaneva in vita e quindi ci dava delle chance di, come dire, di chiudere il trade in positivo. Come dicevo, se avessimo ad esempio scelto un prodotto a 5,80 con un knockout a 5,80, lo scenario sarebbe stato assolutamente opposto a quello che andremo a raccontare. Quindi, prima parte dell'operazione complicata, che però ho gestito con serenità. Perché con serenità? Era chiaro che fossi non felice di quello che stava succedendo e quindi che il mio scenario effettivamente non avesse preso forma, ma in ogni caso ero sereno perché, come scoprirà chi andrà a rivedere il webinar, avevo fissato sostanzialmente una perdita massima che era esattamente pari al capitale investito. Cioè, nel caso peggiore il prezzo andava in knockout, ma io sostanzialmente avevo scelto una size, cioè una quantità di certificati nella quale avevo sostanzialmente dichiarato il mio stop monetario implicito. Per capirci, se tu investi, che ne so, 300 euro di controvalore nell'operazione, metti nel conto che anche se il prodotto ti va in knockout, hai perso, hai scelto deliberatamente quella cifra massima da mettere sul piatto e da perdere. Quindi tutto sommato
anche la sofferenza del trade viene vissuta in maniera consapevole, direi, nel senso che tutti noi abbiamo dichiarato ex ante scegliendo la quantità di certificati da comprare, qual è sostanzialmente la perdita massima monetaria che siamo pronti a affrontare. Anche qui, avendo la flessibilità di un prodotto che può essere anche comprato per paradossi per un'unità, no? La posizione si può, come dire, fare tailor made, nel senso molto su misura, nel senso che se tu per esempio vuoi perdere al massimo 300, 400, 500, 5000, quello che è, puoi tarare la size della posizione in maniera estremamente meticolosa. Nel mio caso ho comprato circa 1600 certificati proprio perché avevo deciso di mettere a rischio una quantità di capitale che era 2000 euro, che è, come dire, il biglietto che io ho deliberatamente scelto di pagare per fare questa posizione. Tutto questo per dire, Matteo, che nonostante ottobre fosse stato un mese come dire, complesso a gestire in termini di questa posizione, tutto sommato, avendo un knockout, avendo scelto la perdita massima, tutto sommato ho vissuto questa prima parte di drawdown in maniera piuttosto serena. Le cose però sono, grazie a Dio, repentinamente cambiate, e direi grazie a Dio soprattutto perché è in arrivo un vaccino, a parte la questione mercato, insomma è una buona notizia per tutti gli esseri umani, e quindi il mercato ha accolto, come detto, questa notizia con grande entusiasmo, e il prezzo, come vedrai, è rimbalzato in maniera estremamente violenta, così come abbiamo detto di un mercato in rally, direi in panic buying, è successo uguale per Eni, sostanzialmente per quasi tutti i titoli italiani. Quindi sostanzialmente il focus che vorrei mettere oggi su questo trade non è tanto l'abilità o alcuni direbbero la fortuna di aver colto il rimbalzo su Eni, ma è stata l'abilità di trovare un prodotto che avesse un knockout sufficientemente lontano dal livello d'ingresso tale da assorbire anche questo movimento avverso che abbiamo visto. Pietro, scusa un attimo se ti interrompo, giusto perché abbiamo parlato tanto di questo livello di knockout. Quindi il livello, magari l'abbiamo definito in vario modo, quindi il livello di sicurezza, il livello in cui viene cancellato il prodotto, in cui abbiamo una perdita integrale del capitale. Adesso magari volevo fare un po' una domanda a chi ci sta ascoltando. Certo. Ti posso dato per scontato. Esatto, proviamo a fare un piccolo passo indietro. Conoscete tutti come funzionano i prodotti turbo o che cos'è il livello di knockout? Avete già avuto esperienza con questi prodotti? Scrivete pure, diciamo, come se fosse una domanda, e poi naturalmente poi la guardiamo se c'è un caso nello specifico da andare a sottolineare, altrimenti magari faccio giusto due parole veloci per non... Sì, io ne farei, Matteo, anche perché è ripetita Juvent, nel senso che anche per chi conoscesse il prodotto un piccolo recap non sarebbe male. Ok, allora io intanto inizio... Poi riesco le parole in latino, chissà che mi sono mai... Ma anche io ho fatto il liceo classico, per cui sono... No, io penso che ho fatto lo scientifico, quindi ne parlo anche in maniera impropria, cioè non sono neanche abilitato a questa... No, vabbè, che liceo scientifico... Non so se conosci il presidente della Lazio, Lotito, che parla così. Mi aggancio un attimo a questo parallelo. Allora, a parte questo lato su... allora, abbiamo già ricevuto qualche risposta, alcune assolutamente pertinenti. Ora, il livello di knockout più basso vuol dire che il certificato in acquisto sarà più costoso, vero? Assolutamente vero. Adesso magari andiamo a vederlo un pochettino, un passo indietro per chi ha un pochettino meno esperienza o che proprio non li conosce. Allora, i Turbo Certificate sono un prodotto a leva, quindi dobbiamo sapere che stiamo comprando un qualcosa che è rischioso, che quindi va ad amplificare i guadagni ma va ad amplificare anche le perdite, e che ha un livello che ci dobbiamo sempre ricordare. Questo livello è il livello di strike, o il livello di knockout. Grazie alla presenza di questo livello di strike abbiamo due conseguenze, tre conseguenze.
La prima è che se raggiungiamo questo livello di strike, quindi se il livello di strike è 5,50€, ora un attimo solo che ricondivido il mio schermo, spero si veda quello giusto, esatto, vado a ingrandire. Ad esempio, per il prodotto scelto da Pietro, il livello di strike è 5,50. Quindi se Eni dovesse scendere fino a toccare il livello di 5,50, avremmo una perdita integrale del capitale investito. Per Pietro sono 2.000 euro, per qualcun altro potrebbero essere 100, 150, 200, 300 euro o 10.000 euro a seconda delle proprie caratteristiche del proprio capitale. Il secondo concetto è che la leva non è fissa, come in altri prodotti che noi abbiamo, ad esempio il certificato a leva fissa, ma la leva è variabile. Quando Pietro è andato a comprare questo prodotto, la leva non era 2,73, la leva era sicuramente molto più alta. Ora non riesco ad andarla a riprendere in questo momento, 5,50, ma poi dopo faccio i calcoli. Scusa? 5,50 era la leva. La leva era 5,50, quindi diciamo si è circa dimezzata nel corso del tempo. Terzo effetto è che il certificato, nonostante abbia una leva, non soffre del cosiddetto compounding effect. Quindi se io compro, come in questo caso, facciamo proprio l'esempio di questo caso, abbiamo comprato il prodotto un mese e mezzo fa, lo teniamo fino ad esempio ad oggi. Nel frattempo il valore del sottostante è sceso, si è avvicinato al livello di knockout e poi è risalito. Il non aver avuto un effetto compounding mi ha beneficiato. Ho avuto un indubbio vantaggio, perché se avessimo moltiplicato ogni giorno la performance come nella leva fissa, avremmo avuto un valore del certificato molto molto basso, a cui non saremmo più riusciti a recuperare, nonostante il sottostante ha fatto una performance molto molto elevata. Quindi andiamo un attimo su una piccola presentazione che ho preparato, magari qualcuno di voi conosce già. Quindi, come si calcola il prezzo del turbo? Cioè, noi vediamo che in questo momento, quantomeno prima che il mercato chiudesse, il certificato costava 3,20€. Perché costava proprio 3,20€ e non un altro valore? Beh, perché c'è questa formula. In ogni momento, il prezzo teorico del certificato è calcolato in questo modo. Si prende il valore del sottostante e si sottrae lo strike. Nel caso di Eni è ancora più semplice. Neanche dobbiamo andare a vedere qual è la parità al tasso di cambio. La parità è 1, il tasso di cambio è irrilevante. Il nostro portafoglio sarà in euro, il certificato è in euro e quindi non ci sono problemi. Quindi il valore del sottostante è il valore di Eni. In questo momento supponiamo 8,68€. Il valore di strike è fisso per sempre sui turbo ed sono questi 5,50€. Vuol dire che all'incirca il valore del turbo è dato da 8,67 meno 5,50. Ora andiamo a prendere magari la calcolatrice e andiamo a vedere. Allora, non aspettatevi un dato preciso al 100%, perché la quotazione del sottostante si continua a muovere, perché tiene in conto anche dell'after hours, anche se il prezzo del prodotto non si muove più. Quindi andiamo a prendere 8,65, facciamo finta, e lo sottraiamo a 5,50. Qui abbiamo 3,15. Quindi stiamo dicendo che il certificato deve quotare questo livello. Ora, tendenzialmente siamo più o meno agli stessi livelli. Adesso ho una domanda, diciamo, per voi. Supponiamo che il sottostante Eni da 8,67 salga fino a 9 euro. Secondo voi, quanto quoterà il certificato? Provateci, è una... vi aiuto un pochettino a riflettere su come funziona il prodotto. 3,50. Perché 3,50? Perché il restrike rimane lo stesso. Esattamente, esattamente questo è il motivo. Se noi andiamo a supporre che il sottostante vada a 9 euro, quindi mettiamo 9 euro, andiamo a sottrarre i 5,50, lo strike che rimane fisso,
il valore del certificato è proprio 3,50. Quindi un altro modo per osservare i Turbo Certificate non è tanto guardare la performance percentuale del sottostante e moltiplicarla per la leva. Anche quello è vero, ma magari è un pochettino complicato. Ma soprattutto per le azioni italiane, come possono essere Eni, Intesa San Paolo, Unicredit o qualsiasi altra azione italiana, andiamo a prendere quanti centesimi ha fatto il sottostante e lo andiamo ad aggiungere al prezzo del momento del turbo. La stessa cosa ovviamente sarebbe stata se il sottostante avesse perso di valore. Se quindi da 8,65 fosse passato a 8 euro, io mi sarei aspettato che su ogni certificato avrei avuto una perdita di 65 centesimi. Tutto, diciamo, è un po' chiaro al momento? Devo riandare un po' sullo specifico oppure andare a vedere qualcosa di più generale? C'è qualche punto? Scrivete pure le domande nella parte question. Tutte quelle, diciamo, che ora finora abbiamo ricevuto sono assolutamente corrette e che danno una buona indicazione su come effettivamente funzionano questi prodotti. Intanto rispondo alla domanda che mi si chiede: la parità cosa rappresenta effettivamente? La parità è un valore fisso. Diciamo, per le azioni italiane tendenzialmente la parità è 1. Quindi vuol dire che ogni turbo corrisponde una unità del sottostante. Quindi un Eni è equivalente, diciamo nel discorso che facciamo prima dei centesimi, a un turbo su Eni. Se la parità fosse ad esempio 10.000, come il caso del FTSE MIB, uno dei sottostanti che più di tutti vengono scambiati, vuol dire che 10.000 turbo equivalgono a un'unità dell'indice. Quindi se io vado a comprare 10.000 FTSE MIB turbo sul FTSE MIB, se il FTSE MIB fa più 100 punti, io avrò guadagnato 100 euro. In questo caso è uno solo, per cui se il sottostante Eni fa più 1 euro, il mio turbo farà più 1 euro. Quindi è una sorta di equivalenza per mantenere il prezzo di un certificato a livelli tutto sommato bassi e quindi andare a permettere agli investitori di poter comprare il prodotto sia che abbiano un capitale molto ampio oppure un capitale più ristretto. Quindi permette di andare anche effettivamente a diversificare un pochettino meglio il portafoglio, perché se posso permettermi di investire 200 euro su Eni e il mio capitale è di 10.000 euro, magari posso andare a comprare più azioni diverse. Oppure ad esempio Tesla, un nuovo sottostante che abbiamo lanciato ora, la parità non è più 1 ma è, se non ricordo male, 10, proprio perché il valore del sottostante è molto ampio. In questo modo diamo la possibilità a tutti di investire. Unità del FTSE MIB corrisponde a 10.000 turbo. Possiamo andarla a vedere andando a prendere certificate a leva, turbo certificate. Andiamo a cercare sottostante FTSE MIB. Andiamo a prendere uno qualunque dei prodotti. Andiamo a prendere un turbo long. Questo io ho una leva un po' alta, ma è uguale. E vediamo che la parità è 10.000. Quindi vuol dire che 10.000 prodotti, 10.000 turbo, uguale un sottostante. Non un FIB, un'unità, un punto, diciamo, un punto indice del sottostante. Il FIB poi ha il multiplo, che più o meno è la stessa cosa, di 5. Quindi sarebbero, per fare un FIB servono 50.000 turbo. Ci siamo? Adesso l'ultimo focus, diciamo un po' tecnico, poi ripasso la parola a Pietro, che è sicuramente più interessante di me, ma purtroppo queste cose vanno spiegate, e secondo noi anche diciamo un po' la giusta chiave prima di comprare uno di questi prodotti è conoscere bene come funzionano, quindi anche questa è una parte importante. Quindi la leva finanziaria, quindi quel valore che sul sito troviamo qua, 2,73 volte, oppure in questo caso 15 volte, è dato dal valore del sottostante, la formula,
diviso il prezzo del turbo per tasso di cambio e parità, ma facciamo finta che si stare parlando ancora di Eni. Quindi, cosa vuol dire questa formula? Vuol dire quante volte il turbo è compreso all'interno del prezzo del sottostante. Andiamo a vedere. Qui vediamo che la leva è 2,73. Andiamocela a ricalcolare. È proprio vero che sia circa 2,73? Andiamo a vedere quante volte il prezzo del turbo è compreso nella quotazione del sottostante. Quindi cosa vado a fare? Ora riprendo la calcolatrice e vado a fare 8,66. Prezzo del momento del sottostante. Diviso prezzo del prodotto, 3,20, e mi viene 2,70. È assolutamente preciso? No, perché in questo momento il sottostante sta continuando a mostrare dei prezzi di after hour e il nostro prodotto invece non quota più. Quindi per questo motivo la leva è un attimo diversa, però siamo all'incirca dello stesso livello. Allora, c'è una domanda sul FTSE MIB, magari adesso su questa qui rispondo un pochettino più avanti, giusto per dare la parola a Pietro, che altrimenti l'abbiamo un po' lasciato solo. Ti ripasso lo schermo, se riesco. E io no, mi metto... è stato molto interessante. Io nel frattempo ho anche annotato delle cose assolutamente interessante che vorrei riprendere di quelle che dicevi. Nel frattempo stavo anche guardando, sai, ormai c'è qua, purtroppo abbiamo questa routine di guardare i dati sui contagi a quest'ora, un po', speriamo che questa routine finisca, ma giusto per la cronaca, ahimè, il numero di morti oggi è record della seconda ondata, però 23.000 di nuovi contagi è un numero più ragionevole. Sembrerà un off topic, ma in realtà vi assicuro che adesso investire sui mercati vuol dire guardare la curva dei prezzi, ma anche la curva dei contagi, perché evidentemente ci sono delle relazioni dirette fra le due cose, quindi non è un argomento così off topic. Rispetto invece a quello che dicevi tu, Matteo, secondo me hai toccato un tema centrale rispetto all'investimento in turbo certificates, che è proprio le quantità. Ad esempio parlavi di Tesla, no? Sai che Tesla, insomma, è protagonista di un movimento assolutamente, enormemente rialzista. Fra l'altro, come sai, il titolo entrerà anche nell'S&P 500, nell'indice principale, quindi c'è stato un'ulteriore recrudescenza di acquisti. Insomma, morale della favola, nonostante abbia subito recentemente uno split proprio per rendere il titolo più negoziabile, in questo momento quota $459. Adesso, se ci pensi, questo dà una sorta di lotto minimo, no? Chiunque voglia investire su Tesla deve avere sul conto almeno $459. Se invece si vuole utilizzare una size più bassa, magari semplicemente per il buon senso di diversificare, no? Magari se c'hai 5.000 euro non ha senso mettere il 10% solo su un asset, e quindi il certificato nello specifico ti consente anche di avere delle size più piccole dei $549, in quanto prendi una frazione lo stesso, è uno dei vantaggi. L'altro vantaggio, come dicevo, è fissare una perdita massima ex ante rispetto a quello che è il tuo capitale monetario. Quindi ho fatto in questo slide, ti ho fatto un esempio, no? Io, e anche questo secondo me è un tema che dovremmo sviluppare, le size, cioè le quantità di prodotti che si mettono in portafoglio, ti assicuro che spesso sono randomiche. Io insomma sono anni che guardo i portafogli delle persone e le quantità di strumenti finanziari che vengono inseriti nel portafoglio sono quasi sempre random, no? Che so, guardi un portafoglio e trovi 20.000 Fiat e 12.000 Eni. La domanda classica è: come mai 20.000, come mai 12.000? Qual è il motivo per il quale hai scelto questa size? E quasi sempre la risposta è piuttosto, inconcludente, no? Nel senso che non c'è una strategia di fondo. Invece questo è un elemento assolutamente decisivo del buon esito di una strategia di investimento
sia di breve che di lungo termine. Detto ciò, 1639 certificati che io comprai il giorno in cui abbiamo fatto il webinar e quel famigerato articolo non è una quantità casuale, ma è una quantità individuata con la solita strategia. Ho semplicemente diviso il prezzo che in quel momento batteva il certificato, ovvero 1,22 euro, e ho diviso questa quantità per 2.000 euro, che era la quantità massima di capitale che io, come detto, ero disposto a perdere. Questa banalissima divisione mi ha dato il risultato di 1639 certificati. Adesso, se per te o per chi ci ascolta, 2000 euro di, come dire, di perdita monetaria massima è una quantità troppo elevata o magari anche troppo bassa, si può semplicemente customizzare questa size sulla base anche qui del capitale iniziale che si vuole perdere. Se ad esempio tu avessi voluto seguirmi in questo trade ma non te la sentivi di perdere più di 200 euro, anziché comprare 1639 certificati ne avresti comprati 164. E quindi il segreto è tutto lì: fare delle operazioni in cui, anche nel caso sfortunato ma ragionevole in cui le cose non vanno esattamente come tu hai previsto, incassi una perdita, ma è una perdita che tutto sommato puoi digerire, cioè hai ex ante scelto che quello è un livello che tutto sommato ti dispiacerebbe perdere evidentemente, ma tutto sommato ti consentirebbe di proseguire l'operatività senza contraccolpi eccessivi. Ti assicuro, Matteo, che questo sembra un fatto marginale, ma non essere impattato emotivamente nel trade successivo rispetto alle conseguenze del trade precedente è fondamentale. Cioè non bisogna mai perdere quella lucidità, e la lucidità la perdi quando magari fai un trade sbagliato e fai il successivo con quel senso di rivalsa che ti vuole far recuperare tutto e subito. Quello è il classico atteggiamento dal trader, da trader dalle prime armi, che non può che portare a fallimento. Insomma, morale della favola, vediamo com'è finita. Novembre è stato positivo e io anche qui, che come sai amo molto i detti di borsa, mi sono appellato al famoso detto vendi, guadagna e pentiti, perché Eni è arrivata sulla resistenza ieri, proprio arrivata sulla resistenza a 8,35 euro, che chi ha un grafico sotto mano può in qualche modo verificare di quanto sia un sostanzialmente il massimo precedente, quindi un livello su cui mi sarei atteso quantomeno uno stop and go, un consolidamento, uno storno, cosa che in realtà non è avvenuta, perché il titolo anche oggi ha continuato a salire. Ma anche qui pensare di comprare sui minimi e vendere sui massimi è una pura, come dire, fantasia, nel senso che è assolutamente improbabile che succeda. Detto ciò, la cosa interessante dei certificati, e poi vedremo sia i certificati con scadenza ma anche i certificati open end, in questo caso era un certificato che aveva scadenza metà dicembre, questa scadenza evidentemente non è vincolante, e questa è una delle peculiarità, anche secondo me, dei plus di dei certificati che negoziano su un mercato regolamentato che ha una negoziazione in continua, quindi 9, 17 e 25, all'interno della quale puoi decidere di liquidare la posizione, incrementarla, o comunque avere tutti i margini di manovra sulla gestione della posizione. E quindi la garanzia è naturalmente data da un market maker che espone in denaro e lettera, e magari su questo, se abbiamo tempo, poi Matteo ci spiegherà anche con quale modalità espone il market maker, con quale size e quant'altro. Ma insomma, morale della favola, se tu vuoi, puoi tranquillamente, liberamente liquidare la posizione prima della scadenza. È esattamente quello che ho fatto io, al famoso detto vendi, guadagni e pentiti, e quindi ho deciso lunedì che era tempo di passare all'incasso. E nello specifico, come vedi, questo è lo screenshot chiaramente del conto reale, ho liquidato la posizione a 2,81 euro. Adesso, insomma, ne parlavamo anche prima off the record, prima di iniziare la trasmissione, di quanto
come dire, pubblicare un'operazione reale fatta insomma sul proprio conto comporta spesso diverse polemiche. C'è chi dice fai vedere operazioni sul conto, se non le mostri dice vabbè questa è tutta teoria, poi le operazioni non le fai, se le mostri sei uno sborone, se le mostri una volta sì, una volta no, insomma non ci mettiamo d'accordo su come, su qual è la modalità giusta, comunque si fa, si sbaglia, insomma in ogni caso come sai la mia peculiarità è che le cose che dico le faccio nel bene e nel male, non tutte le operazioni evidentemente vanno come questa qua, che è stata un'operazione interessante, brillante, perché morale della favola, ieri è stata liquidata a 2,81 euro, come vedi, queste mie 1639, questo ti fa anche capire, insomma, questo è lo screenshot di una piattaforma, e insomma il trade ha generato un cospicuo profitto, perché considera che investendo 2000 ne abbiamo incassato 2582, ergo un più 139%. Con questo assolutamente non ribadisco che non tutte le posizioni, i trade vanno così, ma questo trade era estremamente emblematico e paradossalmente non tanto per questa parte qui, no? Perché questa parte qui, parliamoci francamente, qualsiasi cosa avessi comprato inizio novembre adesso stai guadagnando tanto, qualsiasi titolo sostanzialmente tranne i farmaceutici e pochi altri. La parte che mi interessa di più è la parte fra virgolette della sofferenza, vedi che è stata tutto sommato digerita nel modo corretto, nel senso che avevamo messo questo cuscinetto fino a 5,50, che era sostanzialmente il livello di knockout, livello su cui il prezzo diciamo poteva muoversi senza andare in knockout e quindi senza azzerare il valore della posizione. Quindi questo diciamo è stato un esempio di come in sostanza si può gestire una posizione partendo dall'idea, da un'idea diciamo di massima, e di come la posizione può essere anche chiusa in maniera anticipata quando, come nel caso di specie, sei di fronte a un profitto del 130% nel giro di così pochi giorni. Sarò grossolano, ma insomma il consiglio potrebbe essere quello di liquidare. Poi tipicamente arriverà la domanda in cui dirà ok, ma era meglio se la liquidavi oggi perché Eni sta continuando a salire, giusto, ma ahimè io la sfera di cristallo e la bacchetta magica non ce l'ho e quindi ho fatto quello che ritenevo opportuno. Se per te va bene, Matteo, vedo che manca non tantissimo, però due considerazioni anche sul futuro. Adesso abbiamo fatto un recap che penso che sia interessante, adesso un cosa fare adesso e poi lascio la parola a te. Sostanzialmente lo abbiamo detto, con un mercato così ripidamente in salita, secondo me una correzione, oggi abbiamo anche bucato i 22.000 punti, una correzione o quantomeno un consolidamento, no? È del tutto fisiologico. Considera e consideriamo tutti però che questa è una settimana particolare. Ricordo che gli americani giovedì probabilmente i più si siederanno a tavola in compagnia del loro bel tacchino farcito per festeggiare il Thanksgiving Day, e quindi giovedì i mercati americani chiusi e venerdì a metà sostanzialmente semi chiusi, è la classica seduta diciamo interlocutoria in cui succede poco, e quindi per chi aprisse posizioni di brevissimo termine è importante anche considerare questa variabile. Detto ciò, se ti aspetti come me uno storno del mercato, questo era il grafico a ieri chiaramente, se ti aspetti, adesso il mercato ha dato oltre 22, ma insomma morale la fama, se ti aspetti uno storno veloce del mercato sotto questa fascia di intorno ai 22,2, 22,3, sostanzialmente adesso è il momento di scegliere il prodotto più adeguato rispetto a quella che è la tua dinamica e scenario di mercato che immagini. Come detto, io qui ho evidenziato, ma potete farlo tranquillamente voi sul sito seguendo semplicemente, poi magari Matteo vi mostrerà come fare, ma è banalissimo, con dei banalissimi menu a tendina si sceglie il sottostante, quindi FTSE MIB, si sceglie solo i prodotti short, quindi che punto su eventuale storno del mercato, e qui le alternative sono due. Chi
tipicamente vuole un prodotto con una scadenza, perché magari immagina un investimento di brevissimo termine, può andare sui i turbo short, nonché chi preferisce un prodotto open end, quindi senza scadenza, può andare sempre sottostante FTSE MIB, prodotto bear, quindi ribassista short, ma in questo caso può selezionare tutti i prodotti con senza scadenza, ergo magari immaginando un investimento più nel tempo. Fatto ciò, adesso non resta che scegliere il prodotto più coerente con lo scenario che si immagina. Chiaramente tanto più vicino, come evidente, il livello di knockout, tanto più, come evidente, la leva è esasperata, è spinta, è violenta, e quindi è più, diciamo, indicata a chi ha una propensione a rischio più spinta, più elevata. Quindi stesso ragionamento che abbiamo fatto con Eni un mesetto e mezzo fa, scenario, quindi idea di base, e nello specifico la mia idea di base è un veloce storno da questi livelli. Per veloce, insomma, intendo un'operazione non di inversione del mercato, ma semplicemente uno scarico degli eccessi che ci sono stati negli ultimi giorni, quindi un'operazione di corto respiro, e quindi tipicamente scegliere un prodotto con non open end avrebbe meno senso, e sulla base di questo si sceglie magari lo stop loss implicito sulla base di trovare un knockout che sia ragionevolmente lontano ma anche sufficientemente vicino per sfruttare l'effetto leva al nostro punto d'ingresso, e quindi scegliere il prodotto più adeguato è un'altra skill che bisogna avere per costruire un investimento interessante. E quindi il senso della riflessione che abbiamo fatto oggi è che per essere un trader di successo non solo bisogna avere una buona strategia operativa, ma bisogna anche avere la capacità di selezionare il prodotto in grado di valorizzare quell'idea. E quindi la domanda classica è: una volta che ho tutta questa sfilza di prodotti dai quali scegliere, tipicamente la domanda potrebbe essere: ma qual è il prodotto migliore? È una domanda un po' retorica, perché evidentemente, come ho cercato di rimarcare più volte, il prodotto migliore in assoluto non esiste, ma esiste il prodotto migliore rispetto a quella che è lo scenario che si ha in mente, anche la propria propensione al rischio. Se per te va bene, Matteo, lascerei a te sulle considerazioni, diciamo, non finali, ma insomma anche magari su quello che su cui ho riflettuto io, e poi se vuoi anche alle domande di chi, insomma, ci sta ascoltando. Sì, guarda, io partirei subito con alcune. Innanzitutto ti ringrazio per la partecipazione e per aver un po' analizzato e fatto come una specie di operazione chirurgica sull'operazione che era stata messa in piedi il 5 di ottobre, come abbiamo visto nelle due fasi, quindi la fase di ottobre un pochettino deprimente, della fase di novembre invece esaltante, e poi per avere dato anche qualche spunto di riflessione, cosa stare attenti, cosa guardare, cosa non guardare, e come non lasciarsi troppo prendere dal panico o dall'euforia dell'operazione. Quindi grazie mille, e io ora continuerò a rispondere alle domande fin quando ce ne sono, e quindi, diciamo, parto subito con una domanda: è preferibile acquistare open end oppure no? In base a cosa faccio la scelta? Allora, primo punto, sono dei prodotti che sono molto semplici, fanno più o meno la stessa cosa. I turbo classici hanno una scadenza, che è solitamente semestrale, quindi dicembre e giugno, e che quindi io posso mantenere la posizione fino alla scadenza successiva. Quando il prodotto va in scadenza, quel prodotto non esiste più, ce ne sarà un altro molto simile emesso, ma mi devo ricordare un codice ISIN diverso, un prodotto diverso, eccetera. Per comodità abbiamo emesso i Turbo Unlimited. I Turbo Unlimited, ora riprendo la... vedere lo schermo, ok, spero che lo vediate. I Turbo Unlimited sono molto molto simili, ma hanno due differenze particolari.
sono sempre nella sezione turbo del nostro sito. I turbo unlimited, ad esempio, andiamo a prenderne uno sul FTSE MIB, questo è un prodotto con una leva molto elevata, ma vabbè, e poi andiamo a vedere anche questo, non ha una scadenza open end, quindi non mi devo preoccupare che il prodotto scade, di venderlo prima della scadenza, eccetera, ma anche uno strike che si muove. Andiamone a vedere magari uno un po' più vecchio, così vediamo meglio che si muove. Andiamo a vedere un emesso un po' di tempo fa. Scusate. Andiamo a vedere ad esempio questo qua su Amazon, giusto uno a caso, è stato emesso diverso tempo fa e vedete che il livello di strike varia. Diciamo, ogni giorno lo strike peggiora, quindi si avvicina al prezzo del sottostante. Se è long lo strike sale, se è short lo strike scende. È come se fosse un costo di finanziamento che vi viene applicato. All'interno di una sola giornata non c'è nessun costo, come se fosse un ETF. Se lo tengo per due giorni mi viene applicato il costo di un giorno, e il costo di un giorno è tutto sommato contenuto, per cui per Amazon, che capitalizza 2.730 euro circa, 3.100 euro circa, scusate, il livello peggiora di 4 centesimi al giorno, quindi proprio di un ammontare piccolo. Naturalmente, se la posizione viene mantenuta per lunghi periodi di tempo, il costo diventa importante. Il costo è comunque il 5%, diciamo, lo strike varia del 5% all'anno, quindi se lo tengo un anno potete cominciare a calcolarvi quanto sono i costi impliciti. Sempre domanda dello stesso osservatore. Allora, ipotizzando che il FTSE MIB sia 18.000, vuol dire che un punto corrisponde a 10.000 turbo? Allora, indipendentemente da dove stia il sottostante, se io compro 10.000 turbo, avrò la stessa esposizione di un indice. Andiamo a riprendere un FTSE MIB, ad esempio. Andiamo sempre a filtrare sul sito. Scusate, un pochettino lento, ma andiamo a cercare categorie indici sottostante FTSE MIB. Adesso è un turbo unlimited, un turbo long non cambierebbe niente. Prendiamo questo e andiamo a prendere uno con strike, ad esempio, magari 18.000, un po' basso, ma andiamo a prendere un 18.500, che lo vedo qua. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il sottostante, indipendentemente da quale sia il livello di strike o da dove stia quotando il FTSE MIB, se il sottostante fa più 1.000 punti, il mio portafoglio avrà aumentato di valore di 1.000 euro se ho comprato 10.000 certificati. Indipendentemente da dove stia il FTSE MIB, quale sia il livello di strike, a che livello di prezzo abbia comprato il nostro prodotto, quale sia la scadenza, è un turbo unlimited, è un turbo senza scadenza, indipendentemente da tutto questo, se io, e andiamo a vedere anche magari con la calcolatrice, se io ho comprato 10.000 certificati di questo genere, allora guardiamolo così, se io ho comprato in questo momento la differenza tra sottostante e strike, quindi 22.150 facciamo, meno lo strike 18.500 diviso diviso 3.650 diviso 110.000 fa 0,365, che è circa il prezzo medio della denaro lettera. Se io ne ho comprati 10.000, avrò investito 3.650 euro. Cosa succede
al certificato, se da 22.145, 22.150 abbiamo detto, passa a 23.150. Ricordiamoci questo 3.650. Prendiamo 23.150 meno il livello di strike, è lo stesso di prima, 18.500. Lo andiamo a dividere per 10.000. Fa 0,465. Lo moltiplico per 10.000 turbo che avevo in portafoglio, 4.650. Andiamo a confrontare 3.650 di prima, 4.650 di adesso, e il mio portafoglio ha fatto più 1.000, esattamente la differenza in punti indice che abbiamo fatto fare al sottostante. Quindi, se prima l'equivalenza era un turbo su ENI per un azione ENI, qui sarà un indice 10.000 turbo. Quindi funziona allo stesso modo con la virgola spostata, non c'è differenza. Sempre per rispondere ad un'altra domanda, che vuol dire selezionare un turbo short, ad esempio con un livello di knockout di 26.000? Allora, non sono come i warrant o come le opzioni. Non esiste un turbo che è out of the money. Tutti i turbo sono in the money. Perché? Perché se raggiungiamo il livello dello strike o livello di knockout, che è la stessa cosa per i turbo, il prodotto muore. Non è più possibile da comprare o da vendere. Quindi, se il FTSE MIB è a 22.000, tutti gli strike dei prodotti short saranno 22.500, 23.000, 23.500, 24.000, 25.000, 26.000, eccetera. Più lo strike è lontano dal prezzo del sottostante al momento, più costoso sarà il prodotto, più alta sarà la leva e più il margine di tolleranza della mia posizione prima che il certificato scada sarà ristretto. Andiamolo a vedere. Qui abbiamo cercato i turbo long certificate su FTSE MIB. Andiamo a vedere gli short al momento. Andiamo a prendere i turbo short. Andiamo a prendere uno con livello 26.000. Il certificato ha una leva di 5,48 al momento. Questo qua. Ha una distanza da barriera del 17%, quindi se il sottostante scende, il mio prodotto si allontana dalla barriera e io avrò guadagnato. Se il sottostante sale, il mio prodotto si avvicina alla barriera e io avrò una perdita. Fino ad arrivare al punto in cui il sottostante da 22.150 passa a 26.000, tocca i 26.000, il certificato scade, non è più possibile comprarlo o vendere, avrò una perdita di tutto il capitale investito. Quindi se ho investito 100 euro, perderò 100 euro. Se ho investito 10.000 euro, perderò 10.000 euro. Se ho investito 100.000 euro, ne perderò altrettanti. Quindi il livello di strike è sempre più alto per gli short e sempre più basso per i long. Spero di essere riuscito a spiegarmi, se no mi faccia pure qualsiasi altra domanda. Nel caso qualsiasi dubbio voi abbiate, anche finito diciamo il webinar di oggi, potete fare due cose, anzi tre cose. La prima è cercare sul sito. Il nostro sito è molto grande, ci sono molte cose, ma ci sono molte spiegazioni. Altra cosa, se invece volete parlare con qualcuno, potete chiamare questo numero verde, 982 40 43. Se voi chiamate questo numero, risponderò io, risponderò un mio collega. Quindi non sarà un call center che vi risponde, ma siamo direttamente noi. Se invece volete una risposta più strutturata, in cui vi viene spiegata il funzionamento di qualche cosa per iscritto, potete scrivere alla mail investimenti@bnpparibas.com e anche in quel caso saremo sempre noi a rispondere. Spero tutto sia un pochettino più chiaro al momento.
Ok, se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora una volta Pietro di averci aiutato e ci rivedremo probabilmente tra 2 settimane, avremo un altro webinar con Pietro Di Lorenzo. Nel frattempo potete guardare nella sezione sul nostro sito eventi e formazione eventi e troverete tutti gli eventi a cui, diciamo, a cui noi partecipiamo, quindi in questo caso saranno Gioco Forza tutti online. In tempi migliori avremo anche la possibilità di vederci dal vivo. Ogni lunedì abbiamo la Borsa in Diretta, che è una trasmissione di un'ora in cui parleremo di certificati a leva. Ogni venerdì alle 9:30 abbiamo una piccolissima pillola in cui parleremo dei fatti salienti della settimana e poi magari di qualche prodotto di investimento oppure a leva. Quindi questi sono un po' gli appuntamenti delle prossime settimane. E se guardate qua, vi iscrivete alla nostro, diciamo, al nostro database, vi iscrivete sulla... qui adesso sono collegato io, ma potete iscrivervi, riceverete automaticamente tutte le notizie che voi sceglierete, quindi una newsletter giornaliera se volete, o altrimenti soltanto l'iscrizione ai webinar. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te. Buona serata a tutti. Buona serata.